colori del Novecento. Concerto realizzato dall'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta dal maestro Antonio Pappano. Abbiamo cominciato con Prokofiev, con la sua Sinfonia numero 1 in Re maggiore, opera 25, classica. Nel primo movimento allegro abbiamo visto la grandissima capacità non soltanto esecutiva ma anche interpretativa dell'orchestra rispetto alle composizioni che abbiamo ascoltato. Quest'opera fu composta da Prokofiev senza il pianoforte, perché lo stesso desiderava scrivere un'opera che avesse un suono orchestrale pulito. Il classicismo che la permea si deve in prima istanza alla volontà del compositore di riferirsi allo stile di Haydn, a testimoniare un'esigenza di approdo, di fermezza, di risposta alla crisi dei primi del Novecento. Attraverso il concerto arriviamo all'esecuzione del concerto in sol di Maurice Ravel, in cui il pianista Víkingur Ólafsson, che sostituisce Martha Argerich, che ha dato forfait per motivi di salute, dà prova di merito per la fama guadagnata. Artista dell'anno per Grammophon, Ólafsson per l'incisione del 2020 su Debussy ha avuto milioni di visualizzazioni in rete. Il pianista esegue la partitura solista del concerto quasi ritualmente, una gioia per la vista e per l'udito che si moltiplica nel crescendo orchestrale. Qui la volontà di Ravel di comporre un'opera che rispettasse i canoni dell'antica forma concerto, ma caratterizzata dai colori del Novecento in cui è immerso, emerge in tutta la tensione brillante e inanellata. Il pianoforte è un protagonista che ha bisogno di una corte regale. Il flauto, l'oboe, il clarinetto, l'orchestra che attende, fiancheggia, rincorre e poi cede il passo alle dita del pianista. Quando arriviamo alla Sinfonia numero 5 di Sibelius, i colori orchestrali virano dal caldo brillante di Ravel al freddo questa volta, come se la patina luminescente del ghiaccio e dei laghi finlandesi governasse le note. Frammenti di natura sono composti da Sibelius, che cerca, come disse egli stesso, di dipanare e ricomporre il mistero della natura, per testimoniare la sua grandezza dominante. Basti pensare al terzo ultimo tempo della sinfonia, allegro molto, misterioso, un pochettino largamente, in cui Sibelius decide una chiusura brusca, dopo un corale maestoso. Quasi a dirci che il mistero naturale è fatto per essere vissuto e non compreso. Immenso lo spettacolo, immensa l'orchestra e il maestro Pappano, che ricordiamo è stata in tournée, rientrata ora da una tournée che l'ha vista calcare i maggiori teatri, quali Vienna, Monaco di Baviera, Francoforte, Amburgo, Parigi, Lussemburgo.